Bella ragazzi, sono Lexox, benvenuti in questo nuovo video per Otros Network. Allora, io avevo intenzione, se Otros Network me lo consente, di aprire una rubrica per tutti coloro che vogliono cimentarsi nei giochi horror, ma che ancora sono, cioè, si spaventano molto facilmente. Allora, io avevo intenzione di consigliare giochi horror che però sono abbastanza leggeri, giusto per iniziare. Allora, aspettate che vedo, è la prima volta che apro il gioco. Allora, il gioco in particolare si chiama Candles, che allora, praticamente di che parla? Dobbiamo entrare in una casa, dentro ci sono degli spiritelli, però io non ho ancora ben afferrato la trama, credo che bisogna arrivare alla fine. Comunque proviamo. Speriamo laghi poco, sto registrando di cam, quindi ogni 10 minuti si taglierà, no, il video. Un pochino, dai, un pochino lagga. Anzi che lagga poco, dai. Allora, fatemi vedere. Allora. Cioè, vedete anche la grafica che i riflessi della luce sono fatti molto bene, a mio parere. Ok. Allora, se mi scusate un attimo, prendo il mouse perché è ingiocabile con il col padderino, quello per la PC, quindi aspettate un attimo. Eccomi qua, scusate, forse ho tagliato male il video. Allora, là, adesso sì, vediamo se mentre muovo. Ok. Adesso è qualcosa di decente. Allora, qui se non mi sbaglio, ecco. I tasti per muoversi sono WASD, con spazio si salta e con E mi pare si interagisce con gli oggetti. Te, olè. Allora. Oddio, non riesco a leggere, ragazzi, è troppo piccola la scrittura. Comunque, vabbè. Non riesco a leggere, però l'importante è il gioco. Non si vede un cabasiso. Chiudi. Madonna. Allora. Apriti. No, dai. Non si apre. Ma che? Ah no, si apre, si apre. Beh, mi sa che dovrò aumentare la luminosità del video in quanto non salta. Non si vede niente. Che cosa sta succedendo laggiù? Non voglio. Io non mi voglio voltare. Ma basta! Allora. Ok. Ok. Vai. Chi sei tu? Probabilmente sei lo sviluppatore del gioco. Oh, vabbè. Basta! Questi rumori inquietanti. Inquietanti. Sentite il mio accento. Bisogna premere per forza sul piripicchio, se no non si accende. Cioè, vedete quanto è bella la grafica, però l'unico problema a mio parere è che il gioco è abbastanza corto. Però c'è, diciamo che i mostri sono anche abbastanza simpatici, quindi io per questo vi consiglio di iniziare, in quanto l'atmosfera horror c'è tutta, da dire il vero, perché qualche infarto me lo sono preso. Qui una candela no, eh? Sì, c'è. Sono io che sono letteralmente cieco. Scusate se perderò praticamente tutta la parte del video a accendere le candele, ma se io sono. Mi spavento facilmente. Ok. Oh yeah. Ok, adesso abbiamo una casa abbastanza. Cioè, decentemente illuminata, perché è abbastanza tattacchi. Allora, qui? No, eh. Ok, senti, così chiude istantaneo. Allora, fatemi vedere un po'. Madonna quanto lagga. 6 FPS. Ah! Credo che mi servirebbe una chiave. Interessante. Allora, aspettate. C'è chi si connette su Skype. Vabbè. Che cosa sei tu? Vedete, cioè. È un cerbiatto quelli. Boh, vabbè. Fatto sta che, come avete visto, i mostri. Cioè, sono anche simpatici. Cioè, te stanno a fissare, non è che ti fanno chissà cosa. Cioè, t'ammazzano, però. Cioè sono più simpatici. Com'è che questa carenza di luce? Non lo so. Vabbè. Ecco, un altro problema è che non si può salvare. Quindi questo è abbastanza scomodo. Stai fermo. No, ma che mi chiude la porta in faccia lui. Ok. Mi posso fare un panino e poi andare in un'altra stanza? No, non mi posso fare un panino. Allora, se io mi ricordo bene questa porta, perché ho visto mi pare un pezzo dove qui tu apri e muori.
Ah, Bastiano, sì. Beh, vedi, vedi. Sei lontano da me, infame. Ti vedo, eh. Ti vedo. Vogliamo fare... Ok, gara di sguardo fisso, attenzione. Lexox contro il mostro. Il mostro si guarda a terra, pensa che io non lo veda. Lo so, uè, so qua, eh. Mi sta trollando. 1000 euro che se mi avvicino io muoio. Ma infatti io non lo farò mai. Cosa vuoi fare? Lui mi guarda. Ciccio. Come va? Io apro la porta, tu rimani là, eh? Vediamo. Fai bravo ragazzo. Non mi viene da poco. Là. Mostro infame. Vabbè, tu rimani là, eh? Tu rimani buggato là così mi fai finire il gioco. Allora, bene. Abbiamo due porte. Mi chiamano, scusate un attimo. Allora, eccomi qui, eravamo rimasti. Allora, proviamo ad aprire questa porta. Anzi che lagga molto meno. C'è qualcuno? No, eh? Bene, molto interessante. Calmi, scendi. Bravo. Dobbiamo trovare una chiave. Allora, libro, dato che non è una chiave, non ci serve a nulla. Ok, quindi io direi che l'unica cosa che ci rimane da fare è andare su quella scaletta un po' brutta. Dai! Ok. Cioè, sentite questi rumori inquietanti, alquanto inquietanti. Eccoti, t'ho visto, t'ho visto, t'ho visto. Ti vedo. No, 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 scompari. Oddio. Ragazzi. Ok. Maledetto ladro. Cioè, vedete che io ragazzi faccio un tentativo visto che stiamo andando abbastanza bene nel gioco. Allora, lì c'è la chiave. Bene, mettiamoci sulle. Ok, buonanotte ragazzi, mi metto a dormire. Sì, bene. Allora, ok, come abbiamo visto, abbiamo preso la chiave, adesso mi sa che dobbiamo andare in quella porta di prima. Dopo andiamo sul sicuro. Vai, 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 ok. Perché è buio? Ehi, perché mi spegnete le luci? No, no. È rimasto il tizio buggato. Rimani là. Oddio. Ah, cioè, vedete che comunque a me fa prendere comunque l'infarto, perché io mi spavento facilmente, però. Cioè, mi piacciono comunque i giochi horror. Poi se rimaniamo al buio, come sempre. Ok, bene. Wow, mi dicono che questa stanza è alquanto illuminata. Io le riaccendo tutte le candele perché io mi cago in mano molto facilmente. Ah, oh, che mi ha dato una portata in faccia, mi è partita tipo la faccia. Vabbè. Allora, tizio che sviluppa i giochi non mi fissare così. Ciao bimbo. Sì. Oddio, cos'è successo? Gli ho chiuso la porta in faccia, Dimo. Ma che? Non è che mi trolla di più. Basta! Vabbè, raga, mi sa che devo morire. Cioè, sono destinato... Ah, no, no, no. Uccidimi, dai! Sono predisposto. Guarda il cane dello sviluppatore quanto è bravo. Poi non so nemmeno se è lo sviluppatore. Casa, quanto in te. Shhh. Zitti. Allora. Ok. Ehi. Ma ce l'ho. Ecco, ho provato. Ho visto, eh. Dico, metterti un oculino, un qualcosa, no, eh. No, bimbo. Vabbè, io vado sotto, eh. Ci vediamo.
Ah, pessimo. Io come la... Oddio, sì, t'ho trollato alla grande, muori, infame. Allora, vediamo un po'. Qui c'è un baule. Apriti. Cacca. No, il baule non fa niente. Bene. Fuori c'è un vento assurdo. Qui probabilmente stavano scrivendo qualche libro. Vediamo se quella pastiglia no, non si può prendere. Ci tocca andare giù di sotto, ragazzi. Non so se questo gioco lo farà tutto, è più che altro per farvi vedere. Per chi volesse anche ambientarsi nei giochi horror, questa cosa un po'. No, eh. Vabbè, sono morto, raga. Ho visto. Raga, mi sa che qui, cioè io non so come fare, a meno che non mi danno una candela. Io sono morto. Cerbiatto appena fatto. Lì c'è una candela. Sì. Chi è adesso più forte? Se sempre te, perché morirò. Tu dammi una bottiglia di birra. Un bicchiere semmai, non una bottiglia. Cioè, dico posti più bui di questo, ragazzi. Ok, sono finiti i primi 10 minuti di video, comunque allora, interessante. Rimane questa porta. Acceso anche qua, wow. Noi siamo qui. Ingranaggi. Si interagisce? No, niente. Però quando le cose sembrano più finte significa che interagiscono. Vabbè, cavoli. Meglio per noi. Le lampadine che non si accendono. Wow, ma quanto inquietante questa cosa. Funzionano le candele, le lampadine no. Beh, cioè, questa è la fine del gioco. Bella, ragazzi, è finito il gioco? No, non è vero. Mi fai funzionare il macchinario. Com'è che adesso si muove qualcosa? Ah, si gira, ok, perfetto. Gira, gira. Dai! Come funziona sta roba? È qualcosa di... No, cioè... Cambia un attimo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Facciamo i giri abnormi. Cioè, io mi sto chiedendo lo scopo di questo. Cioè, ragazzi, si sta scaricando pure la batteria, siamo a posto oggi proprio. Beh, vabbè. Noi dobbiamo far girare i macchinari, noi siamo tipo i tecnici dell'impianto elettrico, noi dobbiamo sistemare. Bene. Dobbiamo lavorare per un cerbiatto alquanto amorfo. Allora. Ok, lo so, anche a me sta venendo da vomitare, però niente da fare. Cioè, raga, io non veramente non capisco quale sia lo scopo di questa cosa. Dobbiamo prendere il petrolio, non lo so. Cioè, vedete, non è qualcosa di... Cioè, io ve l'ho detto, non ho capito bene la trama fin da subito, però vabbè. Lì c'è la luce, si può vedere. Allora, fatemi pensare. Cioè, a me mi ricorda molto Amnesia questo gioco, per quante cioè, per quante cose si possano interagire. Posso premere il pulsantino del cavolo? No. Mannaggia. E che io ci provo un'altra volta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo so, verrà da vomitare anche a voi, però non mi importa, invece sì che importa.
Ah, ho capito, forse bisogna girare talmente tanto che quelle antenne fanno l'elettricità elettrica. Vabbè. Vai, 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 venite a vomitare, vai. Ragazzi, se volete io vi stoppo il video e quando riparte ve lo rifaccio. Fai la scossa. Vabbè ragazzi, stoppo il video, cioè non è che lo finisco, e provo a fare questa cosa, così almeno non mi faccio venire a vomitare, a tra poco. È successo un patatrac, praticamente, mentre stavo provando a girare, cosa è successo? Mi è arrivato un mostro da dietro, bello. Cioè, dico io. Vabbè, comunque ragazzi, io... Cioè, se volete altri giochi che io faccia, magari piano piano, durante la rubrica andiamo sempre con giochi leggermente più pesanti, ditemelo che a me fa veramente tanto piacere. Mi raccomando, se volete vedere altri giochi horror più pesanti o giochi horror che sto per iniziare sul mio canale. Sto iniziando anche giochi divertenti tipo Tales of Banalia, giochi del genere. Per chi non lo conoscesse, io vi consiglio veramente di guardarlo, che fa morire da ridere. E comunque ragazzi, che dire? Spero che questo video vi sia piaciuto. Votate, commentate, iscrivetevi al canale di Otus Network e se volete anche al mio se vi sono piaciuto. E ci vediamo con un prossimo video di un gioco horror. Credo che farò uno degli Slender oppure... Consigliatemi voi qualche gioco, spero, anzi, sapete che vi dico, ditemi voi il gioco che io volete che io faccia, ovviamente io non a pagamento perché io lo voglio fare per tutti coloro che... Aspettate, aspettate, no, cioè, notare lì il mostro che si muove, ovviamente io lo sto dicendo per tutti coloro che vogliono giocare e provare le prime esperienze gratis, quindi o consigliatemi giochi gratis, horror, io ve li faccio subito. E che dire, da Ultra Rexox è tutto, bella ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio.